Buongiorno e bentrovati a Veronello News. Oggi è il secondo giorno di allenamenti per i gialloblu. Infatti ieri mattina è iniziata ufficialmente la stagione 2014-2015 del Chievo Verona con la presentazione ufficiale all'Hotel Leopardi. Come ieri pomeriggio, anche oggi la squadra è sul campo che sta svolgendo le prime sedute di allenamento. Molti esercizi sulla parte atletica, anche esercizi di possesso palla comunque per terminare gli allenamenti. Questa mattina uno speciale fuori programma, tutta la squadra e lo staff tecnico accompagnati dal presidente Luca Campedelli ha visitato il nuovo centro sportivo Bottagiso che sta sorgendo proprio a Chievo. Dopo una visita all'interno della nuova struttura i giocatori sono scesi in campo dove tra pochi giorni i giocatori e i giovani del settore giovanile inizieranno la loro preparazione. Il programma della settimana, domani e sabato la squadra proseguirà la preparazione con una doppia seduta d'allenamento al mattino in piscina, al pomeriggio invece alle ore 17 qui allo Sport Hotel Veronello. Domenica una giornata di riposo e poi da lunedì il ritiro a San Zeno di Montagna dove sono già state fissate alcune amichevoli, la prima proprio mercoledì contro la Top 11. Invece a seguire la tradizionale amichevole contro la Virtus Borgo Venezia, poi un'amichevole di lusso internazionale contro il Coventry City. Ultima a San Zeno di Montagna sabato 26 luglio contro il Vicenza. Anche per oggi è tutto, vi ricordiamo che per vedere la puntata di Veronello News basterà collegarsi al sito www.chievoverona.it, il canale ufficiale di YouTube e Facebook della società clivense. I prossimi appuntamenti invece saranno dalla sede del ritiro di San Zeno di Montagna.